Tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate, sto filmando con il telefono, quindi spero che la qualità non sia troppo peggio rispetto alla fotocamera. Però oggi siamo qua perché ho bisogno di portare il telefono in giro per la casa, ecco perché ho deciso di filmare con il telefono. Quindi oggi faremo un video. Attenzione, scusate se non guardo sempre la fotocamera, ma perché non sono abituata a filmare col telefono, devo sempre guardare là, ma devo guardare anche me stessa. Vabbè, ci siamo capiti. Quindi oggi vi farò vedere la mia cucina. Non per cucinare niente di tutto ciò, perché io sono una cuoca pessima, non vi do consiglio su quello. Però vi farò vedere come organizzo la mia cucina e quello che utilizzo per appunto cercare di sprecare meno in cucina. Io ho già fatto un video simile dove faccio vedere tipo degli oggettini. Adesso in realtà vi farò proprio vedere come è organizzata la mia cucina, diciamo in modo generale. Spero che questo video vi piaccia. Piccola premessa, quello che vi farò vedere non è una cosa, non è una legge nel mondo del zero waste, non è che dovete possedere tutte queste cose per considerarvi zero waste. Ci sono delle cose che io comunque ho comprato con il tempo, non è stata una cosa da un giorno all'altro, quindi ci sono state delle cose che ho introdotto, diciamo, nella mia vita, nella mia cucina, nella mia vita di tutti i giorni, pian piano, quando ho capito che ci sono delle cose che io spreco di più e quindi ho cercato di trovare la soluzione. Riutilizzabile. Quindi dipende sempre dalla vita cioè dallo stile di vita di ognuno di voi, perché una persona può dire io non uso questa cosa in generale, quindi non devo per forza trovare la versione sostenibile, ed è giusto così, perché appunto se non utilizzate per esempio, che ne so, lo Scottex, se non lo utilizzate mai, significa che non dovete per forza avere la versione riutilizzabile. Io vi farò vedere ovviamente ciò che io utilizzo e perché ho sostituito, cioè perché io possiedo quella cosa, quindi qual è stato il sostituto, diciamo, prima di utilizzare questa versione. Che niente, spero che questo video vi piaccia e spero che appunto la qualità sia abbastanza decente. Ho dimenticato di dirmi, ma io non ho una cucina aesthetic, Pinterest e robe simili. Io comunque vivo ancora in affitto, quindi ovviamente tantissime cose non dipendono da me, quindi questa è la mia cucina, non è grande, non è piccola, insomma è una cucina abbastanza normale. Quindi vi farò una specie di mini tour, giusto per spiegarvi alcune cose. Allora, prima di tutto qua io ho la macchinetta del caffè, io ho la macchinetta barista, quindi come vedete c'è la macchinetta normale, però fa anche il caffè americano, proprio perché diciamo mette d'accordo sia me che lui. Adesso lui non beve più il caffè perché ha scoperto di non tollerarlo più di tanto, quindi la macchinetta è tutta mia. Quindi io uso la macchinetta normale, questo è il mio caffè che io compro sempre scuso nel mio negozietto scuso e me lo faccio macinare direttamente in negozio. E poi possiedo anche la French press, che di cui vi ho parlato, che è una delle mie cose preferite, che la utilizzo molto spesso sia per il caffè sia per il tè in realtà, quindi mi ci trovo molto molto bene. Poi c'ho delle tazzine da espresso e poi qua c'ho delle tazzone normali da caffè o da tè quel che sia. Quindi come ben vedete io tantissime cose ce le ho qua in barattolo e non sempre sono gli stessi prodotti, dipende sempre veramente da quello che ho in quel periodo. Per esempio qua vedete le lenticchie rosse. Questi sono ceci, questo è un tè verde, questi sono tè, questo è della frutta secca, questo è un altro tè. Ho altri tè da qualche altra parte nella cucina, però per farvi capire appunto che queste cose le compro tutte sfuse, quindi non è che le ho. Come sapete, allora vi ho fatto vedere la porzione sfusa, ma ho anche un'altra cosa. Come sapete, io appunto mangio vegano. Quindi non compro quasi mai prodotti animali, quindi ovviamente la spesa sfusa mi aiuta tantissimo a comprare per esempio i legumi, frutta, verdura. Non è sempre accessibile a tutti, quella è una cosa che posso capire. Non è che dovete sentirvi in colpa perché comprate le cose al supermercato. Io ancora comunque continuo a comprare certe cose al supermercato perché non tutto si trova sfuso purtroppo. Però appunto compro molte meno cose al supermercato proprio per il fatto che la mia alimentazione è cambiata tantissimo negli ultimi anni, e anche quest'anno è cambiata tantissimo perché comunque prima mangiavo ancora per esempio i latticini, mangiavo anche le uova. Le uova le mangio tuttora, ecco perché non mi definisco ancora vegana, però le compro sempre locali, cioè le compro sempre tipo appunto, cioè le vendono nel mio negozietto sfuse, le compro sfuse praticamente, però è di una farm tipo locale. Poi adesso passiamo, allora non vi farò vedere il frigo perché il mio frigo non è molto bello da vedere all'interno, però vi farò vedere le altre cose, cioè giusto per farvi un tour un po' più carino.
Pieno di stronzate, sono cartoline più che altro, quindi sì, mi piace mettere le cartoline perché questo frigo è enorme ed è molto triste non avere niente sopra. Allora, questo è il mio bicchiere d'acqua, che non so perché sia qua, fingiamo non sia là. Allora, qua c'ho l'aceto e l'olio, anche questi li compro sfusi, questo è un tappo perché è una bottiglia che ho messo a lavare. E qua c'ho le cannucce e le bacchette. Allora, anche queste sono dei prodotti che non per forza dovete avere in casa vostra, cioè non sono cose necessarie, questo intendo. Non l'olio e l'aceto, però io mi ci trovo molto bene perché le cannucce le uso sempre e le bacchette le uso appunto se mi compro per caso il sushi o se mi compro del cibo asiatico, ecco. E qua abbiamo tutti gli utensili, vabbè, non so come si chiamino. Questo è tutto ciò che io uso, cioè qua sono tutte le cose fatte. Ho fatto molta pulizia nelle mie cose per appunto capire ciò che uso tutti i giorni, diciamo. Quindi, bene o male, sono queste le cose che uso: la frusta, il coltello, il forbice e queste cose in legno. Quindi, sì, diciamo, capite, cioè queste sono le cose che io sempre qua a portata di mano. Poi qua c'ho il coso per asciugare i panni. E qua c'ho il sapone solido per i piatti, come ben sapete io uso questa cosa qua, molto bella, e per lavare i piatti, ma ho anche la lavastoviglie ovviamente. E questo è ciò che, diciamo, uso al posto degli Scottex, che è una, non so come si chiama, tipo si chiamano spongy. Cioè non è una spugna, però insomma è fatta di materiale compostabile, quindi in realtà tu questa la usi una volta che pensi che appunto non funzioni più o che insomma non fa più il suo dovere, la potete mettere nel compost, quindi nell'umido, e questo è ciò che uso al posto del Scottex per pulire. Buongiorno patata, cosa c'è? Cos'è che vuoi? Vuoi andare qua dentro? Ami tanto andare lì dentro. Lì dentro non c'è niente di bello, nel senso che c'ho patate, cipolle, alcune cose per le pulizie, cioè ovvero una cosa per le pulizie e altre cose inerenti, quindi non è molto estetico da vedere. Qui c'è un cactus e una mini. Come si chiama questo coso? Come si chiama in italiano questo coso per bagnare le piante? Cose molto utili, come ben vedete. Adesso passiamo a questo settore. Abbiamo il coso per l'acqua e il microonde. Questo microonde è tipo degli anni 50, credo, perché ce l'ha dato la nonna di lui e io non rifiuto le cose gratis. Quello è il nostro toaster e si fa la Dark Star, no, la Death Star, scusate, sul toast. Bellissima, anche quello ci è stato regalato. Qua ci sono due pomodori perché quest'estate ho fatto crescere dei pomodori sul balcone. Questi qua purtroppo non sono ancora maturati perché in Canada fa già freddo. E qui solitamente teniamo frutta e la frutta, che come vedete c'è. Sono due cose. E qui abbiamo tutte le spezie. Io non sono una grande amatrice delle spezie, ma da quando ho iniziato a mangiare vegano trovo che siano molto d'aiuto. È una cosa che mi hanno detto un po' tutti. Una parte delle cose che compro, come vedete, ci sono delle cose che io mi tocca comprare, diciamo, in plastica, quindi non ho molta scelta, però tantissime altre cose le compro sfuse, bene o male. Quindi questa è un po' una parte di tipo legumi, cereali, pasta, eccetera. E qui invece ho cose da colazione, anche qui come ben vedete ci sono delle cose che compro al supermercato perché insomma non è che tutto posso trovare. Per esempio lui ama di più i cereali industriali, diciamo, rispetto ai cereali che io mangio questi qua sfusi, però alla fine non è che io posso obbligarlo a mangiare le stesse cose, ecco. Adesso la mia walk of shame. La mia sfilza di barattolini qua. Allora, questi sono i contenitori in vetro che io utilizzo appunto per conservare le cose o per portarmi il pranzo dietro, ma più che altro lo utilizziamo per conservare le cose in frigo. Qua ci sono tutti i barattolini che appunto utilizziamo per conservare anche quelle cose, come compro le cose sfuse, eccetera. Qui abbiamo padelle, cose a caso. Quindi, sì, questa è la mia parte abbastanza vergognosa. Qui, per esempio, ho tenuto anche qua delle cose che possono essere utili. Per esempio, io vi ho già fatto vedere che uso i beeswax, quindi questi pannetti in cera. Questi li ho fatti io, infatti, li ho fatti più di un anno fa e sono un pochino vecchiotti, e non ho più la cera in casa e quindi non so se potrò, dire, ravvivarli, però ho anche alcuni pannetti che li ho comprati, che non ho ancora utilizzato, proprio perché i miei pannetti fatti sono ancora decenti. Questi li ho comprati per vedere se funziona bene con i Ziploc, ovvero con i sacchettini da mettere da congelare le cose in freezer. Non li ho ancora provati, quindi li proverò perché appunto non ho più tanti Ziploc, che alcuni si sono rotti, altri sono rovinati, eccetera, eccetera, quindi non volevo ricomprarli.
Questo è per aprire le scatole, le scatole, sì, quelle, come si chiamano? Le conserve, insomma, molto utile. Qua c'ho tipo queste cose che ogni tanto, per chiudere bustine, robe così, le tenute perché insomma ogni tanto servono. Questa è una cosa bellissima, ovvero è un accendino elettrico che si ricarica e lo utilizzo principalmente per accendere le mie candele, non per altro. E qua ci sono le cose, lui più che altro utilizza queste cose che sono i misuratori, vabbè. Qui, quando facevo la cameriera, avevo bisogno di una cosa simile, tipo il coltellino per aprire le bottiglie, eccetera. E sì, è utile ogni tanto. E questo è che, perché io compro solo il tè sfuso, quindi mi servono i cosini per il tè sfuso. Se no, uso la French press, sono veramente pigra. Qua ho tutti i miei sacchettini di cotone. Tipo questi sono per portare gli snack, oppure anche per imballare panini se per caso non si voglia usare le bisuax. E questi sono tutti i sacchettini che utilizzo quando vado al supermercato per riempire le mie cose, supermercato o al mercato, insomma qualsiasi cosa. E qua ci sono le mie borsine di cotone che sono le più grandi, che quando ti riempi di barattolini, insomma, molto utile. Qua ho delle cosine per il per portarsi il pranzo, ne ho tre semplicemente perché queste due sono abbastanza uguali, siccome siamo in due, diciamo uno di noi due utilizza uno e utilizza l'altro. Adesso io lavoro da casa, quindi vabbè. Questa è tipo più che altro per la zuppa, che mantiene meglio. E questa invece è divisa, ha tipo il divisore, quindi la uso più che altro per portare cose secche, tipo frutta secca, noci o robe così. Questa è per lavare la bottiglia riutilizzabile. Mi raccomando, anche la bottiglia riutilizzabile va lavata ogni tanto, e quello potrebbe essere d'aiuto. E l'ultimo cassetto, non ho niente di che, cioè questi sono asciugamani che utilizzo appunto per pulire in giro, quindi niente di che. Sono asciugamani vecchissimi e che fanno ancora il loro dovere, quindi non capisco perché dovrei buttarle. Questo mi sono presa da poco, il mixer decente per fare cose, perché quando sei vegano, qualsiasi ricetta che cercherai online avrai bisogno di questa cosa, quindi ho deciso di investire e questa, vabbè. Poi un'altra cosa, qua ho dei bicchieri. Allora, queste sono le tazze riutilizzabili, io ne ho tre, perché all'inizio ne avevo due, però lui adesso non la utilizza più di tanto, non bevendo più il caffè, e volevo vendere questa qua, magari se riuscivo a vendere, e questa qua la utilizzo più che altro in inverno, perché è più termica rispetto all'altra, che è in vetro appunto. E qua ci sono semplicemente dei bicchierini che utilizzo più che altro per i cocktail o robe così. Qui invece, allora, qua abbiamo queste tazzine meravigliose che sono tipo vintage, che ce le hanno regalati. Sono bellissime, non le ho ancora utilizzate, cioè ho utilizzato tipo una volta forse, ma sono stupende da vedere. Le vorrei tipo mettere in vista, ma poi si sporcano, c'è la polvere e tutto quanto. Qua c'ho, allora la mia, dovete capire che le mie cose non sono così estetiche, nel senso che sono cose che abbiamo comprato quando ci siamo trasferiti insieme, quindi sono tutte cose a caso che abbiamo raccattato da qua e là, e siccome, cioè, vanno ancora, non capisco perché io dovrei cambiare. Oltretutto questa non è casa mia appunto, quindi magari un giorno, se cambierò casa, mi comprerò delle cose più uniformi, diciamo. Per adesso va bene tutto, e questo è solo per la salsa di soia, molto utile. E c'ho i bicchieri, questi sono i bicchieri per l'acqua, infatti utilizzo i piccoli jar. Dimmi, patatina mia, davvero? Sì? Stavo dicendo, prima che questa patatona mi interrompesse, che io utilizzo appunto per, come bicchieri da bicchieri d'acqua, utilizzo le jar, perché ho tantissimi barattolini e sono molto utili perché effettivamente sono abbastanza grandicelli e puoi mettere tanta acqua. Io mi ci trovo molto bene, onestamente non capisco perché dovrei comprare dei bicchieri normali. Lì cioè abbiamo cose tipo salse, cose in scatola. Insomma, ci siamo capiti. Poi, passando al tavolo, scusatemi la mia cosa non stirata, però vabbè. Allora, qua abbiamo lo zucchero, sale, pepe, una candela, e questi sono i fazzolettini che vi ho fatto vedere. Questi sono fazzolettini per il naso riutilizzabili che ho qua in soggiorno e anche nella mia stanza dove mi trucco. E questi sono i napkin, insomma, quelli che utilizzo al posto dei fazzolettini, come si chiamano? Come si chiamano i napkin in italiano? Insomma, ci siamo capiti. Sono questi che ho comprato su Etsy. Sono in lino e sono riutilizzabili, appunto, che utilizziamo se dobbiamo pulirci la bocca o tutte queste robe qua, se abbiamo ospiti, eccetera, eccetera. Quindi questi sono molto utili. Insomma, tutto ciò è molto utile in realtà.
Insomma, scusate questo tour molto, molto poco organizzato, che vi ho fatto vedere appunto tante cose tipo in poco tempo, però era per farvi capire, che alcune cose appunto potrebbero essere molto utili, cioè da avere se utilizzate queste cose, per esempio come nel caso dei beeswax, che sono i pannetti in cera, per evitare di utilizzare la plastichetta per coprire le cose o per portarsi le cose dietro, oppure anche i porta sandwich, che non dovete per forza avere un porta sandwich. Semplicemente io ce li ho perché alcuni sono stati regali, alcuni li ho comprati io, quindi sono molto utili se dobbiamo portarci il cibo dietro senza dover pensare, oddio, mi serve la carta tipo, come si chiama, l'alluminio, quella roba lì che io non ho, oppure la plastica, cioè, che sono comunque uno spreco perché sono cose che non si riciclano, vanno buttate nella spazzatura, però appunto non è che tutte le cose che avete visto in questo video devono essere delle cose che, oh mio Dio, devo averle anch'io, cioè dipende veramente molto dal vostro stile di vita, perché molte persone magari non utilizzano metà delle cose che io utilizzo, altri si fanno meno problemi ad avere certe cose in cucina, quindi siamo capiti. Quindi niente, io spero che questo video vi sia utile e noi ci vediamo la prossima volta e ciao!